Unicredit vuole investire nel turismo, il turismo può colmare il gap economico che si è venuto a creare anche grazie purtroppo alla crisi economica, e, insomma, quindi è un investimento strategico il vostro. Assolutamente sì, il turismo è un'industria veramente importante per questo paese, inutile snocciolare cifre, chiunque sa che l'Italia è veramente un posto dove tutti quanti vorrebbero venire a passare le proprie vacanze, bisogna valorizzarlo, valorizzarlo al meglio ed anche avere le strutture utili e disponibili per accogliere questi turisti. Unicredit, che è una banca internazionale, quindi sa bene il valore dei flussi di denaro, di merci, ma anche di persone e di uomini che vengono a vedere, a assaggiare le nostre terre, ha fatto un investimento molto importante in questo senso, quindi colloca nella regione del centro-nord una somma molto rilevante, parecchi milioni di euro che andiamo a collocare nei prossimi anni con un'azione molto mirata, un budget molto specifico che arriva ad avere circa 40 milioni di euro per questa regione, con un impegno veramente importante su nuovi 500 clienti da portare a casa. 40 milioni non sono un plafond che è a disposizione, è proprio un valore che noi dobbiamo investire, quindi è un livello minimo che le filiali faranno per essere ingaggiate, per prendere i loro premi, quindi siamo molto confidenti che questi valori verranno collocati. Ci si lamenta sempre che le banche non erogano abbastanza soldi, in questa circostanza c'è un impegno molto specifico. Ecco, è anche una nuova forma di sostegno alle imprese, un vero e proprio bando, insomma, una vera e propria idea concettuale. Sì, perché poi dietro ci sono anche modalità tecniche molto specifiche per gli operatori turistici, quindi gli albergatori, i ristoratori, bar. C'è un mutuo molto lungo, 22 anni, compreso un periodo di preammortamento di 2 anni. C'è un bond sul turismo che prevede tassi particolarmente interessanti e bassi. Quindi c'è tutto un programma molto specifico per fare in modo che questi soldi vengano veramente erogati dalla banca. Le Marche, come regione, come amministrazione regionale, ha da tempo investito come asset sul turismo per rilanciare un'economia, e quindi voi vi incastrate in questo concetto e ci mettete il vostro. Assolutamente sì, cioè le Marche è una regione sicuramente a vocazione turistica molto importante. È un turismo fra l'altro molto frazionato, che va da Pesaro fino a San Benedetto del Tronto con un passaggio sulla Riviera del Conero, se guardiamo il turismo classico balneare. Ma c'è poi anche un bel turismo, una buona parte di turismo religioso che comincia a essere molto importante, e una vocazione anche di agroalimentare importante. Noi stiamo cercando di favorire un pochettino gli investimenti, perché dobbiamo anche ristrutturare, dobbiamo anche riposizionare un turismo che magari andava bene per fino a 20-30 anni fa, adesso va rilanciato, prendendo quello che è stato fatto di buono, e di buono è stato fatto tanto, e cercando di aggiornarlo alla luce di uno scenario che è completamente cambiato. Anche i flussi turistici sono cambiati, prima erano solo locali, poi sono diventati internazionali, qua molto presenza ad esempio del turismo russo, adesso Russia è in crisi, ma adesso ci sono altri tipi di turismo, c'è il turismo cinese, c'è il turismo australiano, quindi dobbiamo cercare di valorizzare e portare presenze turistiche nella nostra regione in modo da favorire l'economia, la ripresa del manifatturiero oltre che del turismo. Quindi noi puntiamo molto sul turismo delle Marche e cerchiamo di dargli una mano. Ecco, il turismo può rappresentare anche un punto di partenza per tanti giovani, anche voi avete sempre riversato grande importanza in questo aspetto. Io la ringrazio di questa domanda, perché è il vero problema dell'Italia, dell'Europa occidentale, ma dell'Italia in modo particolare, è il problema occupazionale. Noi abbiamo un grosso problema economico di rilancio effettivo, ma il vero grosso problema è sociale. Sicuramente il turismo può essere uno sbocco d'apertura per nuove iniziative da parte dei giovani, qui si inseriscono le start-up, qui si inseriscono anche le prime scelte lavorative dei giovani, no? È chiaro che anche qui adesso ci vuole molta più cultura, bisogna essere molto più strutturati, dobbiamo conoscere molto bene le lingue, dobbiamo conoscere molto bene le esigenze e le attitudini anche del consumatore, quindi a chi viene da fuori. Quindi è una domanda veramente perfetta, e questo che credo sia veramente la sfida del futuro. Allora, l'impegno di un istituto di credito per il turismo, per una città come Pesaro, è importante, visto che il turismo è un gap da ricucire. Sì, è fondamentale, perché abbiamo bisogno di far crescere un'imprenditoria turistica, ristrutturare magari quella che c'è e farne nascere una nuova, perché uno dei settori sui quali puntiamo di più.
anche dal punto di vista amministrativo dobbiamo cambiare molto la nostra mentalità, però stiamo facendo dei passi avanti interessanti. Nell'ultimo anno abbiamo acceso molti riflettori su di noi come località balneare, con l'idea dell'allungamento della stagione, quest'anno con l'idea del sole assicurato. Stiamo investendo molto in promozione, perché quest'anno avremo la Notte Rosa, è un grande evento internazionale che riguarderà anche noi, e abbiamo deciso di puntare in particolar modo su 4 settori che sono il nostro elementi di marketing naturale per noi. Innanzitutto la musica e la cultura, noi siamo la città di Rossini. Poi il tema del benessere familiare: noi siamo da un mese la capitale italiana della bicicletta insieme a Bolzano, e la nostra Bicipolitana può diventare un grande strumento di promozione per il turismo familiare. E poi le bellezze del Monte San Bartolo, del Parco San Bartolo, con questa peculiarità di un mese all'anno che vediamo tramontare il sole in mare pur essendo a est, che in qualche modo può diventare un elemento attrattivo dal punto di vista del marketing. E il quarto aspetto, tra gli altri, è quello della moto, perché noi insieme a Rimini siamo terra delle moto e possiamo attrarre tantissimo turismo anche legato a questo aspetto. Quindi ognuno deve fare la sua parte, noi stiamo cercando faticosamente di fare la nostra, ma servono degli imprenditori che facciano la loro, come la stanno facendo, e delle banche che li aiutano. E questa iniziativa di Unicredit va in questa direzione, anche perché abbiamo bisogno appunto di dare fiducia, e dare fiducia significa anche dare delle risorse necessarie per partire e poi ristrutturare la propria azienda. Ecco, in termini di tempo chiaramente bisogna colmare uno svantaggio che si era creato in zona, visto che non era il settore trainante, e quindi in termini prospettici quanto tempo possiamo mettere in campo per cercare di recuperare il tempo? Ma sicuramente ci vorranno degli anni, però l'importante è che ogni anno si faccia un passo in avanti. Stiamo ristrutturando la nostra economia, quindi non è una cosa semplice, però l'importante è che ogni anno si vada nella direzione giusta. Già quest'estate avremo una marea di eventi culturali, Rocca Costanza quasi sempre aperta, festival internazionali e nazionali, come tra l'ultimo che abbiamo portato è quello di Luca Zingaretti, il principale attore italiano, che sarà qua nel primo weekend di luglio, e ovviamente le cose storiche che già abbiamo, dalla Mostra del Cinema al Rossini Opera Festival. E quindi dobbiamo ogni anno cercare di fare meglio. L'anno scorso già abbiamo avuto una bella attenzione, tant'è che nonostante la stagione sia stata balorda, noi siamo stati una delle poche realtà, l'unica nelle Marche, ad avere il segno più sia in termini di arrivi che in termini di presenza. Ovviamente c'è un lavoro enorme da fare, non dobbiamo avvilirci se magari ci sarà qualche stop, però dobbiamo essere determinati in questa direzione. Io sono convinto che riusciremo a creare qualche posto di lavoro nuovo e magari a dare qualche opportunità nuova ai giovani della nostra città. Ecco, quindi una banca, un istituto di credito che crede in una comunione di intenti tra amministrazione locale e risorse economiche a sviluppare non solo naturalmente i plus che si possono trovare, ma anche le strutture ricettive, bar, ristoranti o quant'altro serva per accogliere appieno un turista, è un'iniziativa quanto mai azzeccata in questo momento. Assolutamente, il lavoro lo fa l'impresa. E noi abbiamo bisogno di sostenere la creatività e la voglia di fare impresa, che nel nostro territorio comunque è rimasta, nonostante le grandi difficoltà economiche. Noi l'abbiamo fatto ad esempio togliendo le tasse. Per 3 anni chi apre un'attività a Pesaro non paga le tasse comunali. Ma abbiamo bisogno che le banche facciano dei pacchetti specifici per alcune imprese, per alcuni settori specifici. Quindi l'iniziativa oggi di Unicredit è un'iniziativa ovviamente di una banca, ma si inserisce dentro una strategia di una comunità, e spero che grazie anche a questa loro iniziativa alcune persone, diverse persone, possano prendere il coraggio e buttarsi in una nuova avventura imprenditoriale. Ne abbiamo bisogno noi, ne ha bisogno il territorio, ed ovviamente questo è l'unico modo per guardare con fiducia al futuro.